Un saluto da Ponte News. Come già raccontato all'interno del nostro sito di Ponte News e anche nel nostro giornale cartaceo, che ricordiamo essere un settimanale, che esce il venerdì e lo potete trovare in anteprima il giovedì ai bar di Ponte Curone, racconteremo del fatto di mancanza di rispetto e di furti al cimitero di Ponte Curone. Servizio. Siamo qui davanti al cimitero di Ponte Curone perché ci sono stati dei casi segnalati alla nostra redazione circa dei furti ai fermi. Una cosa molto triste è il fatto che ci siano dei casi di mancanza di rispetto, deiezioni di cani, anche mancanza di decoro dello stesso cimitero. L'unica cosa, per fortuna, è che la pulizia non viene a mancare grazie ai volontari, che vogliamo ringraziare e che la persona che ci ha segnalato questo caso vuole ringraziare. Servizio. I ladri non si fanno mancare nulla, in tempi di crisi non lasciano stare nemmeno i morti. Al cimitero di Ponte Curone sono stati rubati dei fermi, facendo cadere una lapide. Il fatto recente è stato denunciato ai carabinieri e successivamente segnalato alla nostra redazione. Una triste scena costellata da tanti altri casi di mancanza di rispetto verso questo luogo sacro, deiezioni di animali domestici non raccolte e gettate negli appositi contenitori, fiori buttati per terra senza alcuna curanza lasciati al loro destino, ovvero la pazzia se non cambiati, e più volte la scala, messa a disposizione per chi volesse raggiungere le lapidi poste nelle pareti o colonne in alto, lasciata nei corridoi e non posizionata in una zona che non intralci il percorso. I furti certo sono quelli che fanno storcere il naso, che provocano sdegno in chi ne è venuto a conoscenza, come te lettore ed utente, ma dovrebbero anche far riflettere e smuovere l'animo da cittadino amante del proprio paese, i casi di maleducazione da parte dei visitatori del luogo. Il cimitero è parte della comunità, deve essere protetto e rispettato. Per ora è tutto, vi ringraziamo di essere stati con noi. Arrivederci, alla prossima!